Buongiorno cari telespettatori di Vera TV, bentrovati a questa nuova puntata di Vera Mattina. Allora dunque, per chi ha seguito le notizie con la nostra rassegna stampa avrà senz'altro capito che sta riprendendo vigore la campagna vaccinale, ma noi quest'oggi partiamo da una storia molto difficile. Parleremo tra poco infatti di malattie oncologiche con un'esperienza diretta che vi rappresenteremo qui in studio con la nostra prima ospite. Restituisco la linea alla regia e poi ve la presento immediatamente. Io ci sono, dimostracelo. Fai sapere a Vera TV che ci sei e Vera TV ti manda in vacanza con l'operazione a premi Iper Vacanze Più. Partecipare è semplicissimo. Basta seguire i programmi in diretta di Vera TV canale 79. Durante le trasmissioni compariranno in video dei numeri. Invia il numero che vedi in sovraimpressione entro 3 minuti tramite SMS o WhatsApp al 349 366 2246. In palio oltre 400 buoni vacanza da 2 o 4 persone. Pronto a segnare i numeri? Io ci sono! Dimostracelo e Vera TV ti manderà in vacanza. Regolamento e tutti i dettagli su veratv.it/concorso. E allora questa è la storia di Anna Cilento, partiamo da questo servizio. Un'ondata di solidarietà abbraccia Anna Cilento. La campagna di crowdfunding su piattaforma GoFundMe ha raccolto più di 57.000 euro per aiutare la quarantenne sanbenedettese che lotta contro un tumore molto aggressivo. Ha provato di tutto, da quando nel 2018 le è stato diagnosticato un cancro ovarico al terzo stadio. Si è sottoposta alle prime 4 chemio, dopo la prima è arrivato l'intervento eseguito l'8 marzo 2019 e così le altre terapie. Nonostante i protocolli seguiti, Anna ha la recidiva e riparte con le chemio. È il 16 dicembre 2020 quando la quarantenne esegue un TAC presso l'ospedale Gemelli di Roma. Qui arriva la terribile notizia. Le dicono che non c'è più nulla da fare. Non le resta molto tempo. Anna e la sua famiglia, nonostante questa orribile sentenza, non mollano, rivolgendosi a Houston, Texas. I costi delle cure sono molto elevati, si parla di 150.000 euro per un ciclo di chemioterapia. Anna valuta anche la cura di Bella, fino ad arrivare ad un dottore con un'esperienza di ricerca in America alle spalle che le propone una nuova cura. Mesi fa, Anna ha organizzato una raccolta fondi per potersi pagare i costi dell'onerosa cura di contrasto al tumore ovarico. La quarantenne può ancora sperare di vincere la sua battaglia contro il male che la tormenta. Per continuare ad aiutare Anna Cilento è possibile effettuare una libera donazione all'indirizzo www.gofoundme.com. Aiutiamo Anna, cure contro il tumore. Anna Cilento è qui con noi nei nostri studi. Buongiorno Anna. Buongiorno Stefania. Allora, ovviamente poi c'è stato un seguito, ma partiamo dall'inizio. Quando hai avuto i primi sintomi? A cosa ti riferisci tu? Da proprio quando? Alla malattia. Ah, all'inizio, ok. All'inizio era più o meno il 28 ottobre 2018, quando mi sono vista sta pancia sempre più crescere. Dico, boh, mi sembra strano che ho sta pancia così. E infatti pure il mio papà mi disse, Anna, per me non mi fa impazzire questa pancia. E andai a farmi una visita qui al civile. E a me dispiace dirlo, però anche lì non mi ha fatto impazzire perché mi dissero che era una gastroenterite. Io tornai a casa, ma comunque la pancia cresceva, dopo te la racchiudo e sono stata a farmi una TAC a Stella Maris. Da lì mi hanno ricoverato al civile una settimana, poi un mio carissimo amico medico, il dottor Castelli, mi disse di scendere e che comunque che mi portava ai Gemelli a Roma, che c'è il professor Giovanni Scambia, lui è esperto, molto esperto nel tumore ovarico. E niente, lì era più o meno il 28 ottobre 2018. Qual è stata la diagnosi? La diagnosi è tumore ovarico terzo stadio, alto grado, serioso, aggressivo. Che cosa vuol dire tradotto? Che sta avanti. Purtroppo il tumore ovarico è silente. Tanti tumori magari a volte sono circoscritti perché noi ce ne accorgiamo al tatto, come magari potrebbe essere il tumore al seno. A volte noi pensiamo che il tumore al seno è un tumore, ma invece ci sono più di 22 tumori al seno. Però è al tatto, tante volte tu lo senti, no? Magari una ghiandola, certo. E sei in tempo.
E invece il mio, cioè capito, stamattina proprio perdona mi sconvolta, e invece il mio l'ovarico purtroppo è silente. E al terzo stadio significa che è andato oltre, capisci? Magari come me me lo sono trovato nel peritoneo, non è più circoscritto, se era circoscritto toglievano le ovaie, toglievano l'utero, basta. Invece è come che, tipo come se fosse una ghianda, è caduta, è scoppiata e ha fatto boom, capito? E sono partite queste cellule. Da lì è partita la prima chemio, l'intervento? Il 28 novembre la prima chemio, le prime quattro chemio, l'8 marzo 2019 l'operazione, una chemio in pancia, due chemio dopo, come prassi, no? Diciamo, lo fanno per ripulire il tutto e niente, il 18 maggio perfetto, valori a zero, benissimo. Settembre di nuovo i valori incominciano ad alzarsi, di nuovo, e mi dicono che purtroppo per studi che comunque sono stati fatti, perché troppo presto come recidiva sarei platino resistente. Platino resistente, ad oggi non so se lo sai, ma il platino è l'unico farmaco che debella il tumore ovarico, ad oggi. Ad oggi i studi magari vanno avanti, ma il platino è l'unico farmaco. Quindi una buona notizia questa, nel senso, tu potevi provare con questo farmaco? No, io le chemio le ho fatte con questo farmaco, con il platino. Okay. Come cosa te lo fanno subito, no? Il platino, per curare il tumore ovarico. Però... dopo l'operazione, dopo le altre due chemio che fanno di prassi, la recidiva è stata troppo presto. Ah, okay. Quindi... dopo due mesi allora mi hanno detto che ero e sono platino resistente. Ah, quindi quello è. Se magari l'avessi avuta, che ne so, dopo sei mesi, mi avrebbero detto semi resistente, capito? È la tempistica magari sugli studi che hanno fatto, non so. Senti, da quel momento quali sono state le prospettive? Da quel momento, signora Cilento, non si preoccupi, abbiamo tante altre linee. Uh-huh. Le va di farsi una cura, di una chemio sperimentale? Come no? Facciamola. E niente, anche quella niente. Dopo altre tre linee, come il Celix, come, che ti posso dire, la cemocitibina, che sono delle altre tipo di chemio, no? che curano il tumore ovarico, anche il tumore alla mammella, perché sono due organi produttivi. A volte chi ha il tumore ovarico è più predisposto al 90% a prendere il tumore al seno, alla mammella. E ho fatto tutte queste tre linee, io infatti lo dicevo, ma queste chemio non mi stanno funzionando, voglio dire, è inutile che mi stai... cioè, secondo me... è tosta fare la chemio, ti distrugge tutto il midollo, diciamo proprio anche il DNA ti butta proprio giù, capito? E niente, non si preoccupi, io sono una persona che leggo molto, e lessi di un test molecolare, il Foundation One, e infatti lo proposi a loro e... loro erano un po' per dire come hai fatto, cioè nel senso dove hai letto sta cosa. Io dissi, io ho 40 anni, anche se fosse un test comunque a pagamento, ok? Io lo devo fare, non è che ho 80 anni magari mi dicono, sai... quali opportunità poteva e può dare? No, il test molecolare è in pratica, si va a vedere uno studio se c'è qualche molecola nei tuoi geni, mm-hmm, che può essere sensibile a un farmaco che, mm-hmm, c'è qui. Okay. Però, ed è uscì il niraparib. Il niraparib in pratica è un farmaco immunoterapico. Però il niraparib è per chi è semiresistente. Io l'ho preso, ok? Però ad oggi che mi sta ritornando l'ascite, credo che mi abbia fatto poco, essendo platino resistente. Quando hai eseguito gli ultimi esami? Gli ultimi esami li ho eseguiti la settimana scorsa, parli del CA125, Steffi, marker tumorale, sì. Sì, e infatti stanno oltre a 2005, di nuovo stanno salendo. Invece perché dopo che ho avuto questa notizia un po' brutta e io sono andata... cioè la prima settimana è stata tosta, avevo i marker a 9.000 e
e sono comunque stata proprio male, male. Infatti feci anche un video, sì, il mio primo video, non so se l'hai mai visto, sì, sulla fondazione. E contattai diverse persone, contattai dappertutto. Poi andai da questa cura di Bella e la dottoressa Brandi, molto sfiduciosa, mi disse: Anna, vogliamo provarci? Proviamoci. Che consiste in una siringa una volta al mese, una siringa ormonale, uh-huh, per bloccare le cellule tumorali, la crescita. E lei mi parlò di un dottore, Andrea Mancuso, è un ricercatore che lui ha studiato a Houston in Texas, e andai da lui. Lui pure mi ha fatto una biopsia liquida, mi diede l'iperlilfemara, per anche lì è un ormone per bloccare, e niente, si parlava di un'operazione abbastanza urgente, però loro mi videro comunque con 9.000 marche tumorali, una ascite pazzesca, comunque ero molto approvata, e la cura, no, cioè l'operazione non è semplice, sono quasi 10 ore, sono piena di aderenze, cioè il post operatorio è tosta, uh-huh, se la prima ci ho messo, ne so, 2 mesi qua, uh-huh, comunque è molto rischiosa, sì. Allora loro mi hanno detto: vediamo un attimino come va. Va bene, vediamo come va, la cura comunque mi incomincia a fare effetto, anche la cura di Bella, non lo so quello che faceva, uh-huh, fa sì che i marker incominciano a scendere. E anche le gambe un po' si sgonfiano, perché io prima portavo la 40, tu mi vedi magra, prima ero molto più magra, invece mi porto la 44, perché il liquido è, noi abbiamo, io ho un blocco che è qui, noi quando stiamo in piedi il sangue, cioè un circolo, no? Allora tu hai le gambe sempre morbide, il sangue circola, mentre a me fa fatica e mi fa il liquido nelle gambe, mi fa le gambe dure dure. Vabbè, e niente, poi tutto quindi bene, questa tutto cura, bene. Vediamo come va l'operazione, un attimo, temporeggiamo perché mi avevano visto proprio male. E fa inizio questa cura, tutto bene, e poi dopo un giorno, 15 giorni fa, e dico a mamma, guarda, mi sento un po' strana, mi fa male un po' la pancia, a volte chi sta intorno a te magari ti può dire, ma magari è una fissazione, ma io mo mi conosco bene. Sono andata a Villa Anna a farmi un'ecografia a Stefania e purtroppo di nuovo l'ascite. Mi faccio il marker tumorale e infatti di nuovo a 2000 e pass. Ritorno da Mancuso e lui mi dice: guarda Anna, dalla biopsia liquida abbiamo trovato 2 cure, intanto te ne faccio fare una, ora andiamo contro l'estate, sconsiglio l'operazione per poi operarti a settembre. Mm-hmm. Con Roberto Verzaro, che mi ha fatto un preventivo abbastanza grande. E perché queste cure non rientrano nel... No, allora mo ti dico. Il Femara è mutuabile, me l'avevano passato, mm-hmm, la cura di Bella purtroppo, mm-hmm, non è stata approvata per, sì, e la pago. Quest'ultima che mi ha dato, che si tratta di Ibranch, che è un farmaco per curare il tumore al seno, mm-hmm, ok? Io essendo tumore ovarico non rientro, ok? Io non posso fare la richiesta AIFA. Mm. Infatti lui mi fece la prescrizione, io tranquillamente sono andata dal mio dottore, il dottore me l'ha prescritta, mi ha fatto la ricetta, sono andata qui alla farmacia di San Benedetto e non me l'ha passato. Mi ha detto: no, io qui devo avere una richiesta AIFA. Quando vai a emettere una richiesta AIFA, Cilento Anna col codice fiscale, non esce la casella, come dicono loro, per il tumore al seno. Uh-huh. E automaticamente io non me la passa. Questo che mi dà un po' rabbia, perché io dico, se è un farmaco mutuabile, no? Perché non lo devo prendere? Cioè perché non lo devo comunque... Perché è destinato solo per il tumore al seno. Ma se il tumore al seno è collegato all'ovaio, no? Automaticamente, tu fai, mi hai fatto chemio, ok? I gemelli mi hanno fatto chemio, come il Celix, che va bene per il tumore ovarico e per il tumore al seno. Adesso c'è un farmaco mutuabile, non me lo passate? E comunque tu mi hai dato un farmaco che c'è in Italia. Potevo capire dall'estero, ma c'è in Italia, lo danno. Lui mi ha detto: io ti posso fare una relazione, ma non posso farti una richiesta AIFA, perché purtroppo non...
Il protocollo impone questo. Senti, ma quali sono quindi i costi? Allora, io ad oggi i miei costi sono 8.800 euro al mese e ti dico il perché. Sì. 5.900 sono i brunch. In più mi ha dato una siringa ormonale che costa 1.800. 5.900, 1.800. Ogni fine mese la devo fare. La cura di Bella sono 1.600 al mese. Per non dirti poi tutte le volte che vado a Roma, non ce l'ho messo. Tu fai tutte queste cose? Io faccio tutte queste cose. Io sto qui oggi e già ho fatto la seconda somministrazione della cura di Bella. Qui c'ho il port, dove la cura di Bella consiste, che è un farmaco come una chemioterapia, va. Lo metto la sera alle 8 e me lo tolgo la mattina alle 8, 12 ore. Il brunch lo prendo tutti i giorni, che sono delle pillolette, e la siringa la faccio una volta al mese. Ormonale. Io, Stefi, faccio qui di tutto. Qui parliamo di cure sperimentali. Ma a detta del dottor Mancuso, ricercatore, in teoria dovrebbe funzionare. Mm. Ok? Ma io non so se è un palliativo o è una cura che mi cura. Dato che parliamo di costi molto elevati, perché l'operazione è 32.000 euro. Allora io ho fatto, ho ampliato la fondazione, perché sì. Dico, i miei primi 10.000 euro li ho dati, per non dirti tutte le volte che vado a Roma. Purtroppo, nel senso, con un'invalidità, io ho un'invalidità, ok, però non è che ci fai, capito? Non è che ci fai chissà che. Ho temporeggiato prima di fare quel video, perché se potevo prendermelo mutuabile non avrei neanche fatto. Però ho pensato, se io devo fare questa cura per 3-4 mesi, ok? Dopo l'operazione come la pago? Cioè, nel senso, per me è ancora più difficile, perché no? Perché l'intervento va pagato? Perché il dottor Giovanni Scambia mi disse che io ero inoperabile. Ho sentito un altro chirurgo e lo stesso mi hanno detto che io ero inoperabile. Questo è l'oncologo negli ospedali. E invece magari Mancuso dice che lui, anche se viene tolta un po' di malattia, i farmaci fanno più effetto. Specialmente nel peritoneo, dove ce l'ho comunque un po' di malattia. Sicuramente non andrò a togliere radicalmente, ma se c'è, cioè se è l'ultima spiaggia, Stefania, lo faccio. Cioè, capisci? Se io posso prendere un anno in più, non lo faresti? Cioè, mi opererei ogni volta. Che cosa ti dà la forza per andare avanti? Ma io credo che la forza verrebbe a chiunque, credimi, perché non ti rendi conto, stai lì e vai. Ieri ho ricevuto una telefonata da un signore della Sicilia che mi ha contattato su Facebook e mi ha detto che mi vuole parlare, non so, perché la moglie ce l'ha al quarto stadio, tumore ovarico al quarto stadio, si è operato. Io cosa mi dà la forza? Anzi, a volte dico, bello fare dei video, perché se posso aiutare, se posso essere di informazione, no? Però non tutti sono platino resistente, meglio non esserlo che esserlo. Ecco. Però la forza di andare avanti è normale. Tu ti trovi in questa situazione e vai avanti. Poi ti fa tanto ricevere, ecco, come magari, sembra stupido, però dei commenti, vai Anna, forza Anna, dai, ti dà tanta forza. Però quest'onda di solidarietà ti ha avvolta, no? Perché ma tu hai scherzi. Ma io non me l'aspettavo, hai promosso ma la prima raccolta, volta, ecco, ricordiamolo, perché anche chi ci sta ascoltando può insomma verificarlo e magari dare il proprio contributo, no? Una raccolta di crowdfunding, dovremmo avere anche il sito di riferimento, eccolo qui, sono stati raccolti più di 57.000 euro e ricordiamo, insomma, per chi vuole può dare una mano. Ti aspettavi questo sostegno? No, assolutamente. Io infatti, a parte, non ero neanche tanto favorevole a farlo, perché io, per chi mi conosce, sono tipo un po' riservato, non mi vanno, non mi hai chiesto niente. Io ho delle amicizie magari molto benestanti, ma non ho mai chiesto niente a nessuno, sia di carattere. E perciò non sono una che se ne approfitto, ho sempre lavorato, sempre, sin da piccola. E infatti non me l'aspettavo proprio, che in giro di 3 giorni avevo quasi 30.000 euro. Dico, mamma mia, chi se l'aspettava sto riscontro? Senti, c'è qualcun altro che vuole darti un sostegno anche attraverso la sua personale esperienza. E allora vado a collegarmi con il nostro Giancarlo Falconi,
dovrebbe essere pronto in linea con noi, perché insomma il collega insieme ad altre persone fece insomma una sorta di protesta per rivendicare dei diritti, e insomma ci potrà raccontare se è pronto il collegamento. Bene, altrimenti vado Io avanti infatti, con... Scusa se ti interrompo, feci anche, vorrei fare, si può fare la firma sulla fondazione, ecco, per raccogliere tante firme, perché per me, lo so che non è niente, perché secondo me è una mafia, Steffi, però proprio per dire che se c'è qualcosa, secondo me bisogna dare ai pazienti tutto, no che gli dici arrivederci e grazie, non esiste. Cioè, capito? Sei italiana, ma che scherziamo? Ma come li trattate queste persone? Ma io non capisco come ci si ritrovi, insomma, a dover tirar fuori tanti soldi per, anche per provare delle cure magari non convenzionali, però pur di cercare una via di uscita. Sei gemelli mi ha detto non c'è niente da fare, ok? Sì. Io penso che mi devono mettere un oncologo e dire guarda Anna, vediamo un po' una ricerca, no che io devo andare da un'altra parte. Non si può dire vicino a una persona non c'è niente da fare. Cioè io ho girato altre tre, sono andata anche a Milano dalla Nicoletta Colombo. La Nicoletta Colombo mi ha detto che è stato fatto tutto quello che c'era da fare, però non si può dire a una persona non c'è niente da fare, perché chi è? A volte esistono miracoli, no? Cioè tu la butti giù una persona, cioè una persona di 60 anni, 70 però sai, anni. Però Anna, magari un medico che deve attenersi, no? A quello che è il protocollo, in base a quel protocollo. Sì, Stefania, però dice, un medico, no? Dove vede la mia TAC che non è andata neanche a intaccare gli organi, ok? E c'è nel peritoneo, nella mia ignoranza. Non puoi dire, non è che tu dici ha preso il fegato, ha preso questo, ha preso quell'altro. Non so se sai come è fatto il tumore. Il tumore è una cellula, è una cosa gelatinosa, ok? Che va crescendo, come una foglia è una pianta rampicante. E perciò dopo quando va a attaccarti l'organo, magari il fegato così, ti va a fare un tappo, no? Certo, e dopo certo. Non respiri Vedo, più. Dovrebbe essere collegato con noi Giancarlo Falconi. Allora se possiamo gli diamo la linea al collega. Giancarlo, mi senti? Ciao Stefania, buongiorno a te e buongiorno ad Anna. Noi buongiorno. Da Teramo, Piazza Martire, io e Sonia ovviamente ci uniamo con un abbraccio forte ad Anna e vi raccontiamo la nostra storia, vi raccontiamo una storia. Sonia Di Giuseppe, oltre ad essere nonna, a 47 anni, è stata malata di cancro. La storia è partita nel 2008. Sì, è partita nel 2008, mi è stato diagnosticato un carcinoma al seno molto aggressivo, che fortunatamente io oggi posso raccontare. Sicuramente è stato un percorso molto lungo, devastante, doloroso, ma che fortunatamente, per quanto riguarda la mia persona, oggi mi ha permesso di stare qui. Volevo dire ad Anna, volevo intanto fargli tantissimi auguri e di lottare fino alla fine, di non arrendersi mai anche davanti a un medico che ti dice che non c'è più nulla da fare, perché la forza che tiriamo fuori noi malati nessun medico te la può dare. Sicuramente hai fatto bene a chiedere aiuto, so che Giancarlo te lo dà, te lo daremo tutti. E, il percorso è molto doloroso, dovrai combattere, lottare. Io ho avuto mia madre con la tua stessa diagnosi, anch'io mi sono appellata alla cura di Bella, ha funzionato tantissimo, forse se l'avessimo iniziata prima sicuramente avremmo avuto dei risultati diversi. Quindi il mio consiglio, i miei auguri principali sono veramente quello di non arrenderti fino alla fine, qualsiasi cosa un medico ti possa dire, perché quello che vivi tu nessuno lo può capire. Grazie. Io, Anna, mi unisce con Sonia una battaglia che abbiamo fatto nel 2013. Teramo all'ospedale civile non aveva un reparto di oncologia da poter chiamare reparto di oncologia, non aveva una rete oncologica, aveva un medico per 27 pazienti che facevano la chemioterapia. Quel giorno ci siamo seduti
davanti all'atrio dell'ospedale. Sonia era appena stata operata. Abbiamo fatto uno sciopero della fame 7 giorni, abbiamo costretto una giunta regionale a rivedere il piano oncologico. Oggi Teramo ha una rete oncologica importante, arriverà una PET a metà giugno. Io voglio ringraziare, oltre ad Anna, per il messaggio che sta dando, a Stefania per aver dato questa possibilità di conoscere questa storia. Io volevo ringraziare Sonia, perché in questo momento Sonia ha anche delle problematiche, facciamole vedere un attimo, anche delle problematiche serie, però è stata qui con noi. Che è successo? Niente, speravo di essere uscita da questo tunnel, invece non abbiamo capito bene cosa sia successo, ma ho dovuto subire un nuovo intervento, ho fatto un gran dorsale, l'ho fatto a Teramo, il medico, non faccio il nome, ma è stato bravissimo, e quindi ancora continuo a lottare. L'ospedale di Teramo è cambiato tanto, dopo la nostra battaglia hanno veramente migliorato il servizio, l'oncologia adesso usufruisce di psicologi, strumenti per la caduta dei capelli, medici molto più... Potevi usare un altro esempio però, vabbè, andiamo avanti. Medici molto più disponibili, sicuramente stiamo andando avanti e in meglio. È vero, questa storia, l'esempio di Sonia non è di una persona che viene qui a dire io ce l'ho fatta, ce la puoi fare anche tu, non è questa la realtà, è completamente diversa, è qui perché sta continuando a lottare ed è molto ma molto importante ripeterlo. Sì, quello che diceva Anna appunto è di non arrendersi mai anche davanti a non si può fare più nulla. Perché la speranza è veramente l'ultima a morire. Certo. Anna, rispondi prima. Stefania, noi abbiamo perso il controllo allo studio perché abbiamo spinto il bottoncino della cuffietta. Quindi o ci richiamate, altrimenti riceviamo la linea. Sonia, dando un abbraccio forte ad Anna. Mi senti? Un abbraccio grandissimo. Sonia? Purtroppo non ci sentono più, ci stanno salutando. E allora sentiamo Anna, cosa volevi dire? No, volevo ringraziare innanzitutto per il messaggio, troppo carini, e fai un grande in bocca al lupo, Sonia. Grazie, grazie. Questo, vedi, di non arrendersi mai. Senti, quindi da qui in avanti, ecco, guardiamo ad oggi e al futuro. Quali sono le cure, quindi? Ora farò queste cure. Mm-mm. Poi, se comunque a settembre io mi devo operare, mi opero. Ci ha capito, magari, che ne so, potrei sentire qualche altro chirurgo, anzi se qualcuno ci sente, magari, certo, no? Certo. Però se ne ho sentiti tre. Vuole esaminare il caso di Anna Cilento, un professionista, anche per verificare qual è il quadro nel dettaglio, perché ovviamente qui non abbiamo la cartella clinica, quindi non possiamo dare informazioni nel dettaglio. Più che altro a noi interessava veicolare questa raccolta fondi, no? Che è partita online e che sta andando abbastanza bene, perché c'è stato un grande riscontro, più di 57.000 euro, però abbiamo detto, insomma, tu ne spendi quanti ogni mese? Calcola quasi 10.000, 8.800 solo la cura, e comunque poi dopo ci sono, che ne so, ogni volta che vado a Roma, io bene o male ci vado una volta a settimana. Anche oggi andrai? Oggi vado a Roma, sì. Io non ho detto, faccio anche il trattamento all'ozono, che sono 250 euro a settimana. Infatti avevo provato uno ad Ascoli, dico perché così mi avvicino, però non mi ha fatto impazzire proprio il modo come me l'ha fatto. Quindi assolutamente, per carità. Vai a Roma? Sì. Allora, dovremmo avere di nuovo il collegamento pronto, mi dicono, ecco, Giancarlo. Sonia? Anna voleva... Sonia? Eccoci. Ecco, Anna voleva rispondere a Sonia. Stavamo litigando per il fatto dei capelli. Anna voleva rispondere a Sonia. Ciao, no, niente, ti ringrazio. Sì. Volevo ringraziarti per le bellissime parole che mi hai detto. Dimmi tutto, ciao. Ho detto, volevo ringraziarti per le bellissime parole che mi hai detto, e le stesse le ricambio a te e ti faccio un enorme in bocca al lupo. E mai arrendersi mai. Non so se c'è un po' di ritorno. Mai.
Assolutamente, ti ringrazio tanto Anna e spero veramente di poterti incontrare di persona. Mi farebbe tanto piacere, guarda. Giancarlo, potrebbe nascere una bella amicizia. Come no? No, ci aiuterà. È già nata, io penso che già sia nata, perché queste battaglie uniscono tanto. Sì. Noi siamo amici da quel giorno, nonostante che poi ovviamente la vita ci porta in strade diverse, quando facciamo un fischio abbiamo bisogno l'uno dell'altro, comunque ci siamo. Grazie, grazie per questo collegamento e il sostegno soprattutto della tua amica Giancarlo. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, un bacione forte ad Anna. Grazie. Arrivederci. E allora, noi ci fermiamo solo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo qui tra pochissimo, rimanete con noi. Anna, ci vediamo tra poco. Grazie. E allora, bentornati a Vera Mattina, siamo ancora con Anna Cilento. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, stiamo raccontando la storia difficile di questa donna che sta lottando contro un tumore aggressivo, sta approvando nuove cure, ma per farlo ha bisogno di un forte sostegno economico. Non a caso è stata promossa una raccolta fondi online alla quale hanno risposto in tanti, oltre 57.000 euro sono stati raccolti e la stessa Anna mi stava dicendo che deve insomma tirar fuori davvero delle somme ingenti ogni mese, quindi sì, per riepilogare un pochino, no? Qual è la patologia, ecco, e quali cure stai seguendo? Allora, sì, la patologia è il tumore ovarico alto grado serioso terzo grado, platino resistente. Purtroppo non sto più negli ospedali perché non possiamo fare, non ci sono più protocolli ospedalieri per me e mi sono comunque rivolta alla cura di Bella, non so per chi la conosce, magari. Beh, sai, se ne è parlato molto per sì, varie questioni, comunque. No, ho un po' paura, sai, perché dopo sì, certo, no, ti condiziona. Sì. Però se le chemie non mi hanno fatto, che faresti tu? Dico, ci provo. E in più con un dottor Mancuso, che è un ricercatore, stiamo vedendo un po'. Comunque, ecco, le spese si girano quasi a 10.000 euro al mese, perché poi oltre al trattamento all'ozono vado a Roma praticamente quasi tutte le settimane. Senti Anna, tu prima di avere i sintomi di cui mi hai parlato, no? Sì. Nella prima parte dell'intervista, questo gonfiore alla pancia, eri una ragazza che si controllava? Guarda, ti dico la verità, era quasi un annetto e mezzo forse, che non mi... Io ho un bimbo piccolo, Luca, e era un anno e mezzo sì che non mi controllavo. Io infatti ad oggi dico che bisogna controllarsi ogni sei mesi, fare anche marker tumorali, sì, il CA 125, che è per l'ovaio e per il seno. Okay. E, però come mi disse il professor Scambia, mi disse Anna, non è colpa tua, capito? Perché il tumore ovarico, come ti avevo detto prima, purtroppo è silente. Magari oggi fai, sì, certo, gli esami e domani mattina. E allora parte. Vogliamo parlare anche di prevenzione. Per farlo sì, dovrebbe essere collegato con noi il dottor Francesco D'Antonio, che è professore in ginecologia. Buongiorno dottore. Buongiorno. 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 Grazie per essere. Sì, la sentiamo e la vediamo perfettamente. Stiamo parlando attraverso la storia della nostra ospite in studio, Anna Cilento, purtroppo affetta da un tumore ovarico aggressivo. Stiamo parlando anche di prevenzione, dottore. Intanto le vorrei chiedere se dal vostro osservatorio avete riscontrato un calo delle richieste di visite da parte delle donne con l'emergenza sanitaria in atto, e poi ricordare insomma quanto è importante la prevenzione e quali sono gli esami che dovrebbero essere eseguiti periodicamente. Allora sì, purtroppo l'abbiamo osservato, come penso l'abbia osservato tutta Italia.
perché è indubbio che l'emergenza, la pandemia abbia portato via dagli ospedali persone che avevano bisogno di altro tipo di assistenza. Purtroppo il coronavirus è qui, ma le altre patologie lo sono ancora, patologie non solo della donna, patologia della donna in gravidanza, della donna non in gravidanza, patologie cardiovascolari. Io penso noi sapremo il vero impatto che il coronavirus ha avuto sulla qualità dell'assistenza soltanto tra qualche anno, quando ovviamente avremo i numeri in mano, avremo i dati in mano. Per quanto riguarda la prevenzione, ovviamente la vostra ospite ha perfettamente ragione, non è colpa sua, purtroppo per il tumore dell'ovaio non esiste ad oggi uno screening efficace, sono stati fatti tanti studi su diverse tipologie di screening, l'ecografia associata ai marcatori tumorali, purtroppo noi sappiamo che la performance della medicina preventiva per il tumore dell'ovaio è molto molto bassa, tuttavia non lo è per altre patologie in ginecologia. E da qui ovviamente l'appello a tutte le donne a sottoporsi periodicamente a Pap test, sottoporsi periodicamente a un'ecografia, sottoporsi periodicamente, soprattutto al di sopra di 40 anni, alla mammografia, perché è proprio lì che la medicina invece nel corso delle ultime 3 decadi ha proprio dimostrato il proprio potenziale preventivo, andando di fatto poi a prevenire tantissime morti. Per il carcinoma dell'ovaio, per il tumore dell'ovaio, purtroppo la performance di screening che noi abbiamo è ad oggi molto molto limitata, quindi di fatto una donna non si ammala di tumore dell'ovaio per negligenza di non aver compiuto uno screening. Questo è quello che poi la letteratura E quali, dottore, scientifica quali ci possono dice. essere i sintomi? Allora, i sintomi purtroppo del tumore dell'ovaio sono la presenza in primo luogo, purtroppo questo sintomo è molto tardivo, ovvero quando la donna ha tanto liquido nella pancia, una condizione chiamata ascite. Questo liquido nella pancia porta di fatto, soprattutto in donne molto magre, ad avere un addome molto molto disteso, che poi di fatto è il primo sintomo per cui si presentano in ospedale o dal dottore. Purtroppo quando questo sintomo è presente, diciamo che il tumore non è in uno stadio precoce, di fatto è andato già È un avanti. po' come ci raccontava la stessa Anna. Capisco. Assolutamente. E invece per quanto riguarda le cure, perché stiamo parlando di un caso, quello di Anna, alla quale è stato detto: guarda, rispetto ai protocolli tradizionali c'è poco da fare. Dipende dallo stadio del tumore, dal tipo di tumore. Allora, dipende ovviamente come qualsiasi tumore dallo stadio del tumore. Lei ha citato il professor Scambia, che è il più grande esperto al mondo di questa patologia, oltre che essere il più grande medico in Italia di questa specializzazione. Sì, per qualsiasi patologia tumorale ovviamente il trattamento è correlato allo stadio. Ovviamente tanto più precoce lo stadio, tanto più fattibile l'intervento chirurgico. Tanto più tardivo è lo stadio, tanto più purtroppo inutile sarà l'intervento chirurgico, a quel punto saranno purtroppo da mettere in atto soltanto delle cure mediche o radioterapiche, che però poi purtroppo nella maggior parte dei casi hanno una scarsa incidenza. E quello che non dobbiamo dimenticarci però è la medicina fa passi da gigante enormi. Noi 20 anni fa non avevamo minimamente neanche il minimo potenziale diagnostico e terapeutico che abbiamo oggi. E questo è un pochettino quello che si è anche ricordato durante l'emergenza del coronavirus, che i soldi investiti nella ricerca sono soldi investiti nella qualità della vita delle persone, nella qualità futura, che non hanno un impatto di qui a qualche giorno, ma che cambiano e cambieranno, come ovviamente tutta la storia della medicina ci ha insegnato, cambieranno quello che è il decorso di molte malattie. E purtroppo ovviamente l'Italia non è tra i primi paesi che beneficia di grandi sovvenzioni sulla ricerca. Però questo è il futuro, è tanto importante dare soldi alla ricerca, è tanto importante quanto dare soldi per comprare i respiratori, per comprare i vaccini per il coronavirus e per aumentare posti letto in terapia intensiva, perché l'impatto che ha sulla vita futura delle persone è infinitamente poi superiore a quello che può essere il beneficio immediato, che noi pensiamo abbia. Anna, c'è qualche domanda o considerazione che vuoi fare? Sinceramente no, cioè, nel senso io di quello che magari ha detto il professore, il dottore, io ne sono consapevole Certo.
Lo vivi sulla tua pelle, sì, quindi. Sì. No, ma poi ripeto, non leggo, mi documento abbastanza. E anzi, stesso i gemelli, mi ricordo una dottoressa mi disse: non ti devo dire nulla. Tu hai capito perché. Beh, si diventa un po' medici, no? Quando si è malati, perché poi si va a cercare il più possibile quelle risposte che. Beh, all'inizio io non ero tanto preparata. Io ho un'amica che all'inizio lei leggeva molto e mi documentava. Allora io quando poi andai lì già sapevo. E da lì poi non si smette mai comunque di. Dottor D'Antonio, di documentarsi. Ecco, dottor D'Antonio, per chiudere quindi l'importanza della prevenzione al di là della pandemia, non dobbiamo comunque smettere di effettuare controlli, no? Ricordiamolo a tutte le donne, anche se stiamo parlando di un tumore particolare in questo caso, ma in generale. No, questo è un tumore particolare e ovviamente è molto subdolo, ma ci sono tanti tipi di tumori che invece possono essere prevenuti, curati prima, identificati prima, quindi in alcun modo la pandemia deve minimamente far deviare dall'intenzione che ha, ovviamente stiamo parlando di medicina sulla donna, da una donna dal controllarsi periodicamente, perché altrimenti il virus avrà vinta due volte, dottore, ma sia poi direttamente dire, che indirettamente. Tra virgolette, io sono stata leggermente un po' sfortunata perché ecco la recidiva è stata molto molto precoce, no? Platino resistente, non sono stata proprio ecco fortunata, perché se no magari già se ero un semi resistente avevo già una come si dice una durata maggiore, no? O sbaglio? Guardi, questo no, purtroppo è vero. Quello che le auguro di cuore è veramente la medicina fa passi da gigante. Lei si è affidata al centro di fatto migliore non solo in Italia, io penso migliore al mondo, perché il professor Scambi e la sua equipe hanno fatto scuola in questo tipo però di problematica. Però non sono d'accordo a rioperarmi. Io credo che il professor Scambia ad oggi forse veramente opera veramente poco, perché lui ha sotto 6 sale operatorie e ha veramente, come dice lei, equip molto, molto grandi. E non è tanto predisposto ad operarmi, perché credo che questi professori così alti, capito, così, non si mettono a fare le seconde va operazioni, che la mia dovrebbe essere un'operazione comunque molto pignola, no? O diverse aderenze. Però sì, guardi, io ringrazio il professor Scambia sempre, perché ad oggi io sono venuta a sapere che ero inoperabile anche prima e invece il professor Scambia mi ha operato. Guardi, io lo conosco bene ed è una persona, nonostante il ruolo che ha e che a qualsiasi caso ha estremamente a cuore. No, quindi per me, lo conosco pure abbastanza bene, proprio perché io facevo gemelli studio. Lui infatti disse: guarda, questo è il mio cellulare, chiamami quando vuoi, ogni dubbio. Sì. Beh, e quanto è importante, dottor D'Antonio, il rapporto anche rapporto medico-paziente, no? Lo abbiamo visto soprattutto nel corso di questa pandemia. Beh, il rapporto è fondamentale. Qua, insomma, io sono stato 10 anni a lavorare all'estero, in cui forse il rapporto medico-paziente è spoglio da quelle che sono i formalismi che invece ci sono in Italia. Si tende a chiamare il medico per nome, ma non perché qua in Italia si pensa sia una mancanza di rispetto. Invece ci sono molti studi che dicono che dal punto di vista psicologico mettersi anche dal punto di vista confidenziale allo stesso livello del paziente. Addirittura considerate che all'estero neanche si può usare la dicitura paziente su determinate tipologie appunto di pazienti. Aiuta tantissimo, ci sono dei corsi apposta per approcciare la persona che è affetta da patologia. E io dico sempre che senza l'empatia non si può gestire un caso, soprattutto un caso serio, soprattutto un caso che poi deve essere accompagnato per tanto tempo. Cioè, non stiamo parlando qui di fare un'iniezione e poi di non vedersi più. Certo, grazie al professor Francesco D'Antonio per essere stato con noi, grazie per il suo tempo soprattutto. Buona giornata, grazie. Arrivederci. Anna, per chiudere vogliamo ricordare questa campagna di crowdfunding che credo sia essenziale, no? Per chi ci sta ascoltando e per te soprattutto. Sì, come no.
Quindi si può andare su questa piattaforma, sì, GoFundMe, sì, e donare quello che uno magari vuole. Basta cercare il nome Anna Cilento, sì. Lì ci sono tutte le informazioni, sì, sì, e poi sì, potete procedere come meglio. Sì, ma lì sulla GoFundMe trovi veramente di tutto. Certo. Ci sono anche persone che magari, che ne so, vogliono farsi un viaggio di nozze e non hanno la possibilità, no? O dalla malattia e... Io, perché oggi come oggi bisogna stare attenti, invece questa piattaforma è veramente, anche le Iene, non so, anche certo, da Toffa, certo, no? È veramente seria, perciò per chi vuole, io grazie, voglio dire. Oggi andrai a Roma, Gemelli? Sì. Oggi passo dai Gemelli e poi vado dalla dottoressa Brandi, la cura di Bella, che dobbiamo rivedere. Bene, bene, questa cura è un po' tosta, però... Io ti aspetto qui tra qualche tempo per grazie un ulteriore bilancio che speriamo sia, no, veramente, guarda, positivo. Sì. Dai, mia. In bocca al lupo. Grazie mille. Anna, grazie per essere stata con noi. Grazie. Ci fermiamo, una breve pausa e poi riprendiamo per cambiare completamente argomento. Vi aspettiamo.